sono Scarlett e vi parlo dalla mia stanza e oggi proviamo a giocare un po'. Oggi ho avuto la giornata libera, dato che siamo nel periodo di Halloween, non volevo provare a fare un mi preparo con voi perché non ho nessuna festa, però così. Avevo intenzione di provare a vedere come se riesco, se viene una cosa decente la caricherò, vorrei provare a giocare a vestirmi dei panni di Scarlett Overkill, che è la cattiva dei Minions. Ho già fatto la base, sono un po' senza voce. Ho già fatto la base per il trucco e adesso vediamo che ne viene fuori. Dunque, forse è il caso di legare i capelli. Allora, Scarlett Overkill ha questo trucco degli occhi sui toni del rosa. Quindi, toni del rosa, vediamo di usare innanzitutto. Uso come base per gli occhi questo, scusate, ombretto in crema dell'Etstyle che vi ho già fatto vedere in un video in cui vi parlavo di questi prodotti. Questo è un dorato dalla base un po' rosa. E allora vado sempre con le dita perché io amo pasticciare. Ora, con il pennello per sfumatura della Zoeva, prendo dalla palette Naked, che potete ben vedere che è stra usata, prendo il Virgin, il primo, e vado sulla palpebra superiore, scusatemi, ma non so da voi, ma qua un giorno fa caldo estivo ancora e un giorno siamo già in inverno e i risultati sono i malanni. Quindi andiamo, come già detto, sulla palpebra fissa. Bene. Poi con lo stesso pennello della Naked prendo il Sin e vado a ripassare sulla palpebra mobile, in modo da dare un tocco più rosato all'ombretto che già, all'ombretto in crema che già avevo usato. Ora con un altro pennello piatto uso un po' di Toasted per intensificare ancora questo tocco di rosa. Prendo questo pennello di Kiko, lascio la Naked e sfumo il Toasted verso l'esterno. Ora, per dare ancora più rosa, prendo la mia non ricordo, questa è, credo, la 88 colori di Zoeva, che a dire il vero uso pochissimo e che è andata in fumo, in macerie. Prendo questo, dunque, vediamo quale. Questo rosa qua. Questo. E vado ancora sulla palpebra mobile, restando sulla parte esterna.
poi prendo questo rosa più chiaro lo uso per creare una sfumatura fra il rosa più scuro e quello che avevo usato prima. Così. Sempre con il pennello di Kiko sfumo un po' verso l'esterno e verso l'alto. Così. Esterno e verso l'alto. Ora con questo pennello a penna della Essence prendo questo fucsia e vado a creare una V. Mentre faccio questo trucco, mentre parlo con voi, ho qua accanto la TV e sto guardando i Vampire Diaries senza audio. Giusto per restare in tema. Ecco qua, sempre col pennello di Kiko da sfumatura, vado ora prendo il mio eyeliner in crema. E vado a fare la riga d'eyeliner. Cercando di restare sottile, ma io non sono assolutamente capace. Ok, come volevo dimostrare, io la riga d'eyeliner sottile non la so fare. Ora metto la matita nera nella rima inferiore dell'occhio, uso questa di Wet n Wild. Poi con un pennellino angolato che spero di trovare, eccolo qua, questo di Zoeva, vado a riprendere il Virgin dalla Naked e vado nell'angolo interno dell'occhio. Ora prendo questo kit per le sopracciglia della Wet n Wild, tra l'altro carinissimo perché ci sono i due ombretti, più chiaro e più scuro, c'è la cera, c'è il pennellino, c'è anche piccolissimo, ve lo faccio vedere, la pinzetta per le sopracciglia d'emergenza, se riesco a prenderla, eccola qua, pinzetta per le sopracciglia piccolissima, un giocattolo, e poi fra l'altro c'è anche sotto. Se riesco ad aprirlo, ecco, lo so che sto per fare un danno, c'è anche lo specchietto, lo metto. Allora, uso il pennellino in dotazione, di solito io uso solamente l'ombretto, che è tutta la pinzetta, vabbè, di solito uso l'ombretto più chiaro, adesso vorrei usare questo più scuro, per vedere se riesco a darmi un'aria un po' più da cattiva. Ok, ora passo al mascara. Ne userò due per creare un effetto un po' più drammatico, perché non mi piace usare le ciglia finte. Proverò, so già che ci riesco perché di solito faccio questo quando voglio. Quindi metto prima quello di Essence, che è il mio mascara preferito in assoluto. E poi aggiungo questo di Rimmel, il Wake Me Up, che vi avevo fatto già vedere in video haul. E che non è male.
ecco qua, credo di essere riuscito a creare un effetto abbastanza drammatico. Ora passiamo al viso e prendo questa terra di It Style con il pennello, arrivo, giuro, eccomi qua, con questo pennello che faceva parte di un set della Freulein con il quale mi trovo benissimo, per essere sincera, e faccio un po' di contouring. Ora passiamo alla parte difficile di questo trucco. Scarlett Overkill ha il nasino piccino piccino e molto all'insù, cosa che io assolutamente non ho. Quindi, sempre con questa terra, cerchiamo di trasformare questo nasino. Alquanto buffa e prendo il pennellone, spero di riuscire a prenderlo, questo pennello, e vado a sfumare. Questa immensa macchia marrone. Credo che farò un quarto d'ora di sfumatura, ma tanto poi in fase di editing. Velocizziamo. Sapete che sto per starnutire? Prendo questo pennello di Avon con l'illuminante di Kiko, che è il numero All Over Light numero 03, che a me piace tantissimo, infatti siamo addirittura d'arrivo, prima o poi dovrò ricomprarlo, e vado a darlo un pochino qua sul naso. Un po' e un po' sulla fronte, così ho come l'impressione di dover sfumare ancora un po' questo nasino. Passo al blush, uso questo di Wet n Wild, che è il Coloricon. Scritto solo Coloricon, è 834, credo che sia il numero. L'illuminante, questa volta con questo pennello di Elf, che sta tirando le cuoia, vado ad illuminare questa zona. Ora faccio una cosa che faccio sempre alla fine di questi trucchi un po' esagerati, prendo la cipria di Essence, la Olebat Matte, che è anche cipria fissante, prendo il mio pennellone da cipria, arrivo, e vado un po' ad amalgamare il tutto. Passiamo alle labbra, ho deciso di usare questo rossetto della linea, vecchio rossetto della linea Kate Moss di Rimmel, è il numero 10. Questo rosso bellissimo e lo userò con la matita di MAC, che è la Kiss Me Quick. Il trucco dovrei aver finito, adesso passiamo ai capelli. Ai capelli, anche per questo, dato che questo è un passatempo, non avevo intenzione di usare parrucche, anche perché dovete sapere che
Non esistono parrucche adatte alla mia testa. Un capoccione grande, quindi le parrucche non mi vanno. Però, visto che i miei capelli sono corti, visto che sono scura, penso di riuscire a ricreare un po' quella che è l'acconciatura di Scarlett Overkill. Quindi parto e dobbiamo fare questa grossa cotonatura. Scarlett Overkill ha questa acconciatura molto anni fine 50-60, diciamo anni 60, la famosa cofana. Proviamo, vediamo se riesco a farla. Facciamo, partiamo da qui fino a giù e proviamo, vediamo che mi viene fuori. Ok, adesso cerchiamo di andare un po' così. È venuta la cotonatura degna di Brigitte Bardot proprio. Allora, vediamo un po' questi così. Tutti belli indietro. Giriamo un po' le punte. Vorrei provare a girarla un po' con la piastra, perché lei ha proprio i capelli girati così. Ecco qua. Ora vado a vestirmi e vediamo quale sarà il risultato finale. E questa è la mia Scarlett Overkill. Giuro che i guantini ce li ho, ma se avessi tenuto il guanto anche all'altra mano non avrei potuto usare il cellulare. E allora adesso devo... Ho finito? Mi sono divertita abbastanza. Deciderò adesso se caricare questo video oppure no. Nel caso in cui dovessi farlo, spero tanto vi possa piacere. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Bacio, ciao!